Si avvicina la fine dell'anno, ma c'è ancora tempo per un nuovo lunedì per le scarpe dei professionisti. Nuovo lunedì, nuovo episodio delle scarpe dei professionisti. Sarà, diciamo, l'ultimo di questo 2018 perché poi io me ne vado in vacanza, torno 2 settimane in Sardegna, quindi vi lascerò con dei video speciali che stiamo già preparando. Quindi lunedì prossimo annunceremo sì il vincitore di questo episodio, però sarà un episodio speciale. Quindi fino alla seconda settimana di gennaio non avremo le scarpe dei professionisti, quello settimanale, insomma, quello dove andiamo a vedere i giocatori e le scarpe che sono state indossate in quella particolare settimana. Iniziamo dal vincitore della settimana scorsa, che è Francesco Lapini, che ha azzeccato il fatto che la giocatrice stesse indossando l'Arias Predator Lethal Zone, la prima generazione. Quindi bravo Francesco, e ora buttiamoci in quello che abbiamo visto questa settimana, ma anche quello che avete visto voi, perché le segnalazioni sono state, devo dire, tante. Iniziamo dalla nostra Serie A, iniziamo dal lancio più importante della settimana scorsa, che è stata la Nike Phantom Vision EA Sport, e come mi ha segnalato No Clickbait, nome particolare, mi ha segnalato Bernardeschi, che ovviamente era un giocatore designato perché indossasse quella speciale colorazione e appunto non ha deluso le attese indossandola nella partita contro gli Young Boys. Quindi Bernardeschi ha indossato la Nike Phantom Vision EA Sport. Non solo Bernardeschi, perché ovviamente l'altro giocatore designato a indossare la Nike Phantom Vision era Kevin De Bruyne del Manchester City, e come mi ha segnalato anche Sergio Mullai, l'ha indossata appunto nell'ultima gara. Quindi Kevin De Bruyne, anche lui, ha indossato la Nike Phantom Vision EA Sport. Potrete dire, beh, questi erano i due giocatori designati, ma ne ho visto un terzo nel mondiale per club. Parliamo di Hiroki Abe del Kashima Antlers, che come vedete anche lui si è aggiunto nel indossare la nuova Nike Phantom Vision in edizione speciale EA Sport. Quindi non solo i due giocatori designati da Nike, ma anche un terzo giocatore che ha voluto indossarlo in questo mondiale per club. Rimaniamo nel mondiale per club però, perché ho visto tante altre curiosità, come Caio dell'Alain, che come vedete indossa la Superfly dedicata al vincitore del pallone d'oro, o nel caso come poi è avvenuto nel vincitore del pallone d'oro giovani. Caio non mi sembra che abbia vinto né uno né l'altro, però ha scelto di indossare la Mercurial Superfly dedicata appunto al vincitore del pallone d'oro. Stessa squadra, ma ovviamente altro giocatore, che è il portiere Khalid Eisa, che come vedete indossa una Nike ID Phantom Vision. Come vedete è una colorazione personalizzata, perché è, a parte che l'abbinamento di colori è abbastanza strano e particolare, però non si è mai visto in nessun lancio di Nike, quindi è una Nike ID appunto creata dal portiere della Lain e che poi ha indossato in questo mondiale per club. Quindi Khalid Eisa indossa una Nike ID Phantom Vision. Abbandoniamo il mondiale per club e torniamo nella nostra Serie A, anche per riprendere le vostre segnalazioni. La prima che prendiamo in esame è quella di Ertoni07, che mi ha segnalato Biabiani del Parma, che nella partita contro la Sampdoria ha indossato una Nike ID Mercurial Superfly 6, tra l'altro con un abbinamento di colori che mi sento di promuovere, perché quando c'è il bianco come colore principale a me piacciono praticamente tutti. Quindi Biabiani scende in campo con Nike ID Mercurial Superfly 6. Altra vostra segnalazione, che me l'ha fatta Thomas Clocchiatti, che mi ha segnalato Rodrigo De Paul, che come vedete ha abbandonato la sua Adidas X che ha utilizzato praticamente sempre dall'inizio di questa stagione ed è passato ad Adidas Coppa 19, tra l'altro senza lacci, quindi la versione Plus. Scelta abbastanza interessante per Rodrigo De Paul, un altro giocatore che si aggiunge agli utilizzatori di Adidas Coppa 19, soprattutto Plus. Quindi Rodrigo De Paul, Coppa 19 Plus. Rimaniamo in Serie A, ma andiamo nella Serie A femminile. Segnalazione di Ethan Bordon, che mi fa piacere che si sia interessato al calcio femminile. Come vedete Valentina Giacinti, giocatrice
Adidas. Nella prima parte di questo girone d'andata stava utilizzando la Adidas Nemesis, mentre adesso sta utilizzando la Adidas Predator, ora in versione ovviamente 19. Quindi Valentina Giacinti utilizza la Adidas Predator 19.1. Abbandoniamo l'Italia per spostarci in Spagna con Sergio Ramos, me l'ha segnalato Diego Martini. E tra l'altro l'ho visto in vari account Instagram questo fine settimana, perché non è sceso con una tempo legend attuale, ma bensì è sceso con una tempo legend da annata. Come vedete è una versione bianco-dorata che è una generazione di qualche anno fa, quindi anche Ramos si aggiunge a tutti gli altri giocatori che in questo Real Madrid stanno un po' provando a fare una operazione nostalgia. Prima Toni Kroos con la 11 Pro, poi Benzema con la F50 e ora Ramos con una tempo legend, quindi Sergio Ramos tempo legend. Rimaniamo tra giocatori spagnoli, però ci spostiamo in Premier League. Me l'ha segnalato in questo caso Leonardo Bianchessi, che mi ha segnalato appunto Alvaro Morata come stesse utilizzando la Adidas Copa 19.1. Mi hai segnalato che la stava utilizzando con suola Nemesis, come che fosse personalizzata, però attenzione perché comunque la Copa, come vedete ce l'ho anche qua fra le mani, la Adidas Copa 19 nella versione SG ha la suola Torsion Frame di Nemesis. Non mi chiedete perché, però Adidas Copa prevede quella suola nella sua versione SG, quindi nessuna versione personalizzata per Alvaro Morata, semplicemente è passato ad Adidas Copa, abbandonando quindi Adidas X. Penultimo giocatore che andiamo a vedere è Pascal Terstruet, giocatore che gioca nella Serie B tedesca in una squadra dal nome impronunciabile, quindi non ci provo nemmeno, che come vedete è un giocatore che ha scelto di indossare la Nike Mercurial GS360, presumo acquistandola, perché come sapete quella Mercurial era, diciamo, il giocatore designato per indossarla in campo tra i professionisti era ovviamente Kylian Mbappé. Quindi Pascal Terstruet va a utilizzare Nike Mercurial GS360. Arriviamo al nostro ultimo giocatore, che è il giocatore che indossa quella scarpa che dovete andare a indovinare voi. Parliamo di Stelvio del Dudelange, che come vedete in Europa League ha utilizzato una scarpa abbastanza particolare, uscita qualche tempo fa, che secondo me potete anche azzeccare abbastanza facilmente. Quindi via nei commenti, il primo che arriva e sarà il più accurato si porterà a casa la menzione nel prossimo video, che vi ricordo il prossimo video non sarà una consueta puntata di Scarpe dei Professionisti, ma sarà un episodio speciale. Quindi questo episodio di oggi finisce qua, grazie a tutti per le segnalazioni che mi avete fatto nel post di ieri di YouTube, siete stati davvero tanti e come sempre lasciate un like a questo video e soprattutto a questa rubrica, perché come vedo vi piace sempre di più, con tanti like me lo fate capire ancora di più. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi e accendete la campanella per non perdervi tutti i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima.